Scusate, ve lo rileggo, l'ho già fatto una volta questo esercizio, lo facciamo un'altra volta. Si è definito che la manifattura GAI ha informato il sindacato delle elezioni che a causa della negativa situazione di mercato, questo al 5 di settembre, in sede di associazione degli imprenditori all'area di Lignano, si è informato della negativa situazione di mercato, si trova costretta a cessare l'attività con la prospettiva di presentare domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con finalità liquidatorie. Cioè, tutto in una situazione ancora ad avvenire, cioè non è che era definito. Le parti, si sottoscrive che le parti concordano di considerare prioritario l'utilizzo massimo degli degli ammortizzatori sociali disponibili, cioè della cassa integrazione e della mobilità che verrà. Dimenticandosi un piccolo particolare, che alla data del 5 di settembre, antecedente 6 mesi prima, ed è ancora in corso, era stata attivata una cassa integrazione straordinaria per 12 mesi. E di questi 6 mesi antecedenti a questa data, è stato utilizzato solo qualche ora, per cui siete stati derubati di 6 mesi di uso di cassa integrazione straordinaria. Non li recupererete mai più da questo punto di vista. Altro che concordare di considerare prioritario l'utilizzo massimo di impianti, l'esatto opposto. Nei fatti l'esatto opposto. E poi si dice che la società ha dichiarato che l'eventuale alienazione, sempre eventuale, non dice che l'ha già fatto, a settembre si dice che l'eventuale alienazione dei beni aziendali avverrà con comunicazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU e nel rispetto dei creditori privilegiati. Mi è mai arrivata una comunicazione? Non è avvenuta. Per cui l'azienda si riserva di fare delle cose gravissime. Dice che le comunica e non le ha comunicate, e se non le ha comunicate non le ha fatte, dopo è scontato un ragionamento del genere, dove però le parti concordano di usare la cassa integrazione, che in realtà non è stata utilizzata perché è stata chiesta all'INPS e ai lavoratori non gli è stata data la possibilità di farlo. Meno male, dico io, meglio che avete lavorato, però nel vostro futuro prossimo si è accorciato l'iter di percorso di utilizzo di cassa integrazione a fronte del fatto che è stata chiesta prima e che di conseguenza è stata spesa male. Questo è però la cassa fino a quando è per 12 mesi, fino ad aprile, fino a fine marzo. Di conseguenza da settembre realmente hanno cominciato a fare purtroppo cassa integrazione a 0 ore, ma precedentemente non solo della cassa non c'è stato dei fatti, ma che però è decorso il termine dell'utilizzo stesso della cassa, e questo è un danno per i lavoratori. Che si vista... perché tu non doveva essere accompagnato alla pensione. No, nel senso che se non fosse partita in un periodo in cui non serviva, facendola partire più avanti, piuttosto che finire a marzo, sarebbe finito a ottobre dell'anno prossimo. Tanto per dirla chiaro. Ora non è che i lavoratori in cassa vi fanno schifo con le 700 euro in tasca, in attesa di tempi migliori della ricerca del posto di lavoro, di fare la lotta per cercare di ricominciare e di riattivare gli impianti. La verità vera è che si stringe davanti a noi il tempo per ricercare una possibile soluzione, perché decorso il termine della cassa integrazione, se non si è fatto null'altro, non c'è più nient'altro. E di conseguenza è un danno che si prospetta ai lavoratori. Perché io non mi auspico che si attivano procedure concorsuali, tipo concordato preventivo o situazione fallimentare, licenziando i lavoratori prima di fatto, perché abbiamo i macchinari, perché abbiamo i potenziali clienti e abbiamo progetti.